Quando siamo entrati abbiamo trovato queste stanze allagate, le colature del tetto e questi libri che erano disposti in casse di cartone appoggiate per terra avevano assorbito l'acqua e quindi si cominciavano a deteriorare. Ci troviamo nella scuola del Padule, nel comune di Bagno a Ripoli. Qui l'alluvione del 1 agosto ha creato non pochi problemi strutturali e anche delle infiltrazioni d'acqua. Acqua che è andata a finire all'interno della biblioteca, rovinando così i libri che ci sono all'interno. I bambini quindi non potranno più utilizzarli e proprio per questo l'amministrazione comunale ha deciso di fare un appello. L'appello che fa l'amministrazione comunale rivolta a tutte le cittadine e i cittadini del comune di Bagno a Ripoli è: se hanno in loro possesso dei libri per bambini dai 3 ai 10 anni, se possibilmente li possano portare presso la biblioteca comunale, perché in seguito alla tromba d'aria del 1 agosto purtroppo due delle nostre scuole hanno subito danni gravissimi ai libri nelle biblioteche scolastiche. Li possano portare presso la biblioteca comunale, le nostre archiviste provvederanno alla loro catalogazione e poi alla suddivisione all'interno delle scuole. Siamo vicinissimi all'inizio della scuola il 15 settembre e l'unico modo in cui noi possiamo in qualche modo rimpinguare le biblioteche nelle nostre scuole in questo momento è rivolgersi a loro. Questa è una scuola d'infanzia, una scuola primaria, a quali libri servono? Allora, servono libri per bambini da 3 a 10 anni, siano libri in buono stato, soprattutto libri rivolti alla ricerca, quindi ai vulcani, agli animali, libri rivolti a, soprattutto alla traduzione tra italiano e inglese, dizionari sia italiani sia, come ho detto, nella traduzione italiano-inglese, sia dei sinonimi e dei contrari che aiutano fortemente la flessibilità linguistica dei nostri bambini. Sono soprattutto questo tipo di libri che a noi necessitano.